Buonasera, buonasera e bentornati all'appuntamento in rigorosa diretta con Estate Sport, la trasmissione targata Radio Siena TV, dove tutte le discipline hanno la residenza e il domicilio. Quest'oggi tanto calcio, partiremo con la Roburziena che finalmente è potuta andare in ritiro a Castel del Piano, prima partita ufficiale giocata in Team Cup, dall'esito alquanto nefasto 0-3 contro il Messina, un'amichevole alle spalle, ma poi anche le vicissitudini societarie che proseguono. Spazio anche alla pallacanestro con la Menzana Basket 1871, il DS Lorenzo Marruganti sta completando il roster e poi anche l'altra realtà senesi con la Virtus, il Costone ed Asciano. Mettiamo ordine, partiamo con il calcio, la Roburziena, ed è in studio con me questa sera, lo ringrazio, il presidente del Siena Club Fedelissimi, Lorenzo Mulinacci. Buonasera. Lorenzo, primo impegno ufficiale della stagione in Team Cup, il turno eliminatorio, la Roburziena è stata superata per 3-0 dal Messina in casa all'Artemio Franchi, il giorno dopo un amichevole di scarico per chi non aveva giocato contro i locali del Neania Castel del Piano nel ritiro appunto in terra grossetana, certo è che la Roburziena è stata estromessa dalla Coppa, però i calciatori bianconeri in netto ritardo di preparazione rispetto al Messina hanno mostrato dei concetti di calcio già interessanti. Sì, nonostante un confronto impari dovuto al fatto che il Siena era reduce da tre giorni di allenamento, mentre il Messina da 21, da tre settimane tirate, e aveva già fatto anche tre partite amichevoli, si è visto delle buone cose, si è visto dei buoni spunti, soprattutto a centrocampo, che ha dimostrato di essere un centrocampo tosto, di grinta, come ci vuole in Lega Pro. Qualche incertezza in difesa che ci sono costati perlomeno un paio di gol. Davanti forse è stato il reparto in cui ha sofferto maggiormente il ritardo di preparazione, perché i difensori giallorossi erano sempre in anticipo, dato la loro freschezza fisica maggiore rispetto al Mendicino e Firenze nel primo tempo. È chiaro, Lorenzo, che questa partita, questa sconfitta non ha particolarmente bruciato ai tifosi, anche perché è già stato un miracolo, come ha dichiarato la stessa presidente Anna Duro, poter scendere in campo con una formazione dignitosa, visto appunto il protrarsi davvero all'infinito della trattativa con Antonio Ponte, e poi le scorie societarie ancora non sono terminate. Ma fino a una settimana prima si pensava a questa partita di non giocarla, addirittura prenderla persa, oppure nella migliore delle ipotesi mandare in campo i ragazzini degli allievi del 2000 e del 2001, quindi riuscire a mettere in campo una formazione decorosa e soprattutto a far partire la stagione, anche se con un ritardo di 15-20 giorni rispetto alle altre, è stato una cosa importante, quindi i tifosi che sono venuti allo stadio anche in un buon numero hanno sostenuto la squadra, soprattutto l'hanno applaudita al termine della partita, perché così è giusto che sia stato. Credo i tifosi sono usciti abbastanza soddisfatti dallo stadio, soprattutto nel vedere quelle cose positive che i giocatori sono riusciti a mettere in campo, degli spunti, degli schemi interessanti anche al limite dell'area. Quindi credo che ora ci siano questi 28 giorni tutti di allenamento per arrivare alla prima partita di campionato nella migliore condizione. La rosa è in allestimento, più che mai il cartello lavoro in corso è a posto sulla compagine bianconera, ufficializzazione a raffica in questi giorni, chiaramente sulla base di accordi verbali pregressi, e grazie alla nostra regia vediamo appunto qual è la situazione attuale, la rosa della Roburziena per la stagione 2016-2017, poi Lorenzo la commentiamo assieme, i portieri Biagiotti, Moschin, San Filippo, si aggiungerà Ivanov, notizia che proprio il tuo sito del Siena Club il Fedelissimo l'hanno dato per prima, i difensori Bordi, D'Ambrosio, Ghinassi, Guglielmi, Lucarini, Panariello, Rondanini e Silvestri, a centrocampo troviamo Castiglia, Gentile, Grillo, Guerri, Masullo, Piela e Saric, in attacco De Feo, Dinelli, Firenze, Mendicino, Ventre e Venuto, e poi qualche calciatore ancora in prova in attesa o meno del tesseramento, Blasé, Iapichino, Lanzalaco e Terigi, con i rispettivi ruoli, Blasé, Lanzalaco e Iapichino sono dei centrocampisti, Terigi un difensore. Un giudizio Mario su questa rosa, Lorenzo, anche scomponendo per reparti alla luce del modulo di Giovanni Colella, il mister che adotta il 3-5-2.
Ma allora, intanto i portieri con l'arrivo del bulgaro ultimo di Ivanov, ultimo arrivato, credo che siamo a posto. In difesa, ma anche negli altri ruoli, bisognerà vedere poi dopo anche quante partenze ci saranno, perché di oggi la notizia che Opiela potrebbe andare via e di altri giocatori che potrebbero lasciare, soprattutto si parla di giocatori della passata stagione, perché quelli che sono già arrivati ora. E quindi in base anche a quanti ne andrà via bisognerà ovviamente rimpiazzarli. Io credo che il centrocampo sia un buon centrocampo. Un misto di giocatori di esperienza, giocatori di qualità e giocatori giovani. A me per esempio è piaciuto molto Grillo. Sì, che ricordiamo ha giocato nella posizione di esterno destro, come quinto appunto sulla destra, prego. Esatto. Credo che se deve arrivare tre o quattro giocatori, come ha detto anche oggi in un'intervista il direttore sportivo Dolci, devono essere giocatori di un certo livello. Che possano, come dire, fare la differenza rispetto a quelli che sono attualmente in questa rosa. Io mi aspetto che anche confermando i giocatori che ci sono attualmente, in avanti la società possa fare un colpo importante, perché secondo me cioè questi giocatori che noi abbiamo non sono giocatori che trovano la via della porta con una certa continuità, o perlomeno fino ad oggi non l'hanno trovata. Ecco, quindi, appunto, parliamo. Venuto e Dinelli sono due giovani bianconeri del 97, probabilmente saranno destinati a scendere di categoria per farsi le ossa in prestito. Troviamo De Feo, la sua posizione forse però ancora in bilico, non so se sarà destinato o meno a rimanere, che l'anno scorso ha segnato 3 gol con i bianconeri. Di Firenze ne hai parlato molto bene, ti aveva colpito, e Mendicino a questo momento forse è l'unica certezza. Dolci lo ha già avuto a disposizione a Como, così come Colella, e poi Ventre, che però viene da un periodo dove ha giocato ben poco. Sì, però Mendicino comunque, anche se facesse un campionato brillante, non è un giocatore che può andare in doppia cifra a livello di gol. Firenze, io mi auguro che esploda quest'anno nel Siena, ma l'anno scorso cioè, i gol che ha fatto l'ha fatti tutti nei dilettanti, nel Sestri Levante con 13 gol. Quindi secondo me manca quel giocatore che porta, diciamo così, in dose 10, 12, 13 gol realizzati nella passata stagione. Poi può anche venire a Siena e non farne nemmeno uno, però, come dire, ci hai provato. È chiaro, quando te porti e hai un attacco composto da giocatori che non sono mai andati in doppia cifra, la speranza è quello che ci riescano quest'anno, però insomma... E la difesa, Lorenzo, l'unico reparto che ancora non abbiamo ben analizzato. Ghinassi ha vestito la fascia da capitano nella partita contro il Messina, però forse un vero e proprio leader in questo momento manca. Stanno arrivando tanti difensori, di oggi l'ufficializzazione di Lucarini, anche lui l'anno scorso una sola presenza nella Lupa Castelli Romani e nessuna successivamente quando è stato trasferito nel mercato invernale a Prato. È chiaro, tanti giovani, forse D'Ambrosio è destinato a partire. Un punto interrogativo anche su Silvestri. Guglielmi nella passata stagione non ha mai giocato e anche alla primavera del Frosinone ha stentato, è arrivato Panariello, Rondani, insomma forse anche qui un ritocco potrà essere necessario. Sicuramente manca un ritocco, un uomo importante al centro della difesa. Perché comunque il resto, anche Rondanini è un giovane, Bordi è un giovane, Lucarini è un giovane, Guglielmi è un 98, quindi è una difesa molto giovane. Quelli più esperti sono Ghinassi e D'Ambrosio, che però nella partita di Coppa Italia non ha giocato, e Panariello, che comunque anche lui è uno che gioca, però insomma facendo una difesa a tre ce ne vuole perlomeno 6 di difensori. Sì. Abbastanza rodati per fare un campionato. Lorenzo, Daniele Portanova, si è parlato in queste settimane di un suo possibile rientro, attualmente si sta allenando con gli svincolati, con i disoccupati a Coverciano, assieme all'ex bianconero Daniele Ficagna. Forse le parti, quell'entourage di Portanova stesso e gli uomini in mercato della Roborsena potranno incontrarsi nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Sei favorevole a un suo eventuale ritorno? Ma dunque, Daniele Portanova è uno di quei giocatori che ha fatto la storia del Siena, ha dato tantissimo per questa maglia,
È ritornato a giocare in Serie D, si è messo in discussione in Serie D, di questo tanto, tanto di cappello. L'anno scorso è rimasto travolto in un'annata disastrosa, non tanto dai risultati, ma dal punto di vista della gestione della società, dal punto di vista dell'organizzazione. Se noi si pensa che la squadra Ponte dette il mandato di costruire la squadra al procuratore di Portanova, è chiaro che poi dopo Portanova si è sentito gravato delle responsabilità che gli hanno permesso di non giocare ai livelli che lui ci ha abituato a giocare. Spesso mi ricordo Carboni che diceva Portanova non si deve fare carico di tutti i problemi extra spogliatoio, ma si deve concentrare sulla partita. Se devo giudicare Portanova non per quello che ha fatto negli anni passati, ma per quello che ha fatto l'anno scorso in campo in Lega Pro, secondo me ci vuole altri tipi di giocatori, perché mi è sembrato un po' col fiato lungo in questa categoria sul campionato dell'anno scorso. Poi se poi dopo viene e fa un campionato alla grande, tanto di appello, però se io devo giudicare su quello che ho visto l'anno scorso, io certo, preferirei orientarmi su altri giocatori. All'indomani della partita con il Messina, i bianconeri sono nuovamente scesi in campo, questa volta nel ritiro di Castel del Piano. Vediamo anche, grazie alla nostra regia, qualche immagine della sgambatura del test contro i locali del Niania Castel del Piano. Lorenzo, al di là degli uomini, mister Colella ha insistito ancora sul 3-5-2. Ma credo che ormai il modulo con cui affronterà questo campionato credo sia il 3-5-2. A me personalmente, cioè, non è che mi faccia impazzire il 3-5-2. Io sono un amante del 4-4-2 o del 3-4-3, però cioè, si può giocare benissimo anche col 3-5-2. Beh, da quello che si è visto la partita col Messina, mi sembra anche un 3-5-2 offensivo, perché spesso si spaccia un 3-5-2, poi metti due terzini esterni di centrocampo e praticamente fa il 5-3-2. La scelta di Azzori nella prima parte del campionato. Invece un 3-5-2 con Grillo esterno è un 3-5-2 offensivo. È chiaro che poi dopo tutta la squadra deve sorreggere questa propensione offensiva del modulo di Colella. Si è messo in luce Michel Ventre nell'amichevole disputata contro appunto il Niania di Castel del Piano, una tripletta per lui. Ai tempi del Genoa si diceva un gran bene di questo classe 1996 che è transitato anche dal settore giovanile dell'Inter, però ha vissuto delle annate un po' da dimenticare. L'anno scorso una sola partita a Cosenza, il Genoa ne detiene ancora il cartellino, l'ha girato in prestito alla Roburziena, è un elemento che ha grande bisogno di rilancio. Sì, è un elemento come del resto Lucarini, il giovane che sono arrivati ieri, che appena usciti dalla primavera sono andati a giocare in Lega Pro e ci sta un'annata sfortunata, l'allenatore che non ti vede, problemi societari e tutta una serie di circostanze. Sono tutta gente da valutare, da vedere, da dargli una seconda possibilità, certo che ovviamente non si può puntare l'attacco su giocatori di questo tipo, insomma, come si diceva prima, ci vuole giocatori di un altro spessore. Comunque la società, con il direttore sportivo Giovanni Dolci in particolar modo, ha messo sotto contratto svariati elementi, pochi prestiti, c'è la volontà di costruire nel breve e medio periodo. Sì, è importante perché tutti i contratti biennali, addirittura qualcuno anche triennale, quindi si crede nei giocatori che è stato acquistato. Acquistato è una parola grossa, perché in Lega Pro non esiste mercato, perché quando si prende un giocatore, il giocatore si svincola dalla vecchia società e arriva a parametro zero nella nuova società, non esiste proprio mercato, quindi si usa il termine acquistato, ma è più giusto dire tesserare. Però ti ripeto, io sono comunque abbastanza fiducioso che questa annata cominci bene, soprattutto perché quello che è stato detto anche in fase di presentazione non è che quest'anno nessuno chiede alla nuova proprietà di vincere il campionato, come nessuno chiedeva l'anno scorso a Ponte di vincere il campionato. I tifosi, reduci da annate difficili, un fallimento, un quasi fallimento nell'ultimo campionato, chiedono una stabilità societaria, che si cominci a pensare
all'annoso problema dei campi di allenamento, e tutti gli anni alla fine del campionato cominciare a pensare in tranquillità alla prossima stagione, passare delle estati tranquille concentrate sul mercato, fare delle correzioni, tutti gli anni migliorare per poi arrivare nel miglior numero di anni possibile a giocarti le possibilità di poter ritornare in Serie B. Questo è quello che chiedo io alla nuova proprietà, non chiedo alla Luna. Al termine del test contro il Neagna di Castel del Piano ha parlato il centrocampista Ivan Castiglia, sarà certamente uno dei fari del reparto di mezzo della Roburziana nel prossimo campionato. Sentiamo cosa ha detto l'ex regina e Catania e poi torniamo in studio. Ivan Castiglia, un bilancio di questa prima settimana neanche di ritiro? Abbiamo iniziato da poco, stiamo lavorando bene. Ieri abbiamo avuto questa prima partita e l'abbiamo affrontata secondo me in maniera perfetta, nonostante i carichi di lavoro. Peccato per il risultato, che secondo me è un po' bugiardo, però la prestazione secondo me è stata fatta. Tornando proprio alla partita di ieri, dopo il gol dell'1-0, ma anche prima, la Roburziana comunque aveva cercato di creare, di applicare pochi ma comunque semplici concetti di gioco. Peccato per qualche occasione che è stata vanificata e poteva magari portare la partita su un binario diverso. Sì, per come ti dicevo prima, è sbagliato guardare il risultato della partita, perché la prestazione c'è stata, anzi secondo me abbiamo creato anche più di loro. A differenza nostra, loro le tre occasioni che hanno avuto sono riusciti a fare gol e noi nelle 5-6 che abbiamo creato purtroppo non siamo riusciti a segnare. Senti, te sei reduce dalla stagione col Catania, con che motivazione arrivi a Siena? Ma dico con la motivazione che ho tutti gli anni quando arrivo in una squadra, che è quella di far bene e di dare il 100%. Senti, eri già stato vicino alla Robur anche nella scorsa sessione di mercato oppure soltanto voci? No, che io sappia no, sinceramente no. Fisicamente a che punto stai? No, abbastanza bene, dai. Come dicevo prima, abbiamo iniziato da poco, quindi c'è ancora, abbiamo un mese abbondante per lavorare bene. Perché Siena? Siena perché intanto è una grandissima piazza, ha una grandissima storia, e poi sono persone di cui mi fido, che sono il direttore Dolci e Mister Colella, che ho già avuto a Como tutte e due. Quindi oltre alla piazza stimo molto sia il direttore che il mister, quindi ho scelto subito Siena anche per questo. Senti, la tua posizione cosa prediligi? In centrocampo a tre ho sempre quasi fatto tutti e tre i ruoli, però quello che mi piace di più, che ho sempre fatto, è la mezzala. Come sei trovato in Coppa con il Messina, con i tuoi nuovi compagni in mezzo al campo, con Gentile in cabina di regia, c'è già un'intesa? Sì, dai, abbiamo fatto abbastanza bene, ci conosciamo da poco, quindi va bene come abbiamo fatto ieri. Dobbiamo prendere le cose che abbiamo fatto di buono e lavorare su quelle e migliorare gli errori che abbiamo commesso. Questa a livello personale per te che annata è? Cioè, cosa rappresenta questa esperienza a Siena? Ultimamente appunto sei stato a Catania, ti eri affacciato anche in Serie B con la Regina, adesso un'occasione in un girone forse un po' meno competitivo rispetto a quelli del Sud Italia. Ma non è vero, perché un anno e mezzo fa quando ero a Como tutti dicevano che c'è differenza tra i gironi, eppure noi siamo andati a vincere a Benevento e a Matera raggiungendo la promozione in Serie B, quindi penso che tutti i gironi siano difficili. Per me è una grossa opportunità questa di Siena, anche perché l'anno scorso giocando poco per diversi infortuni, quindi la prendo come un'occasione per rilanciarmi. Ma il mister è una persona abbastanza serena, tranquilla, e riesce a farti lavorare davvero bene con la massima serenità. Questo Ivan Castiglia. Lorenzo, una postilla sul centrocampista ex Regina e Catania, esordito anche in Serie A con l'Amaranto, addirittura a San Siro nel lontano 2006, tante presenze in Serie B, viene da un'annata sfortunata a Catania. Giocatore tecnica, di grande tecnica, un buon giocatore che finché gli ha retto il fiato nei primi 20 minuti, mezz'ora, ha fatto vedere di che panni si veste. Secondo me è un giocatore importante e quest'anno ci darà grosse soddisfazioni.
Questione societaria, ancora non è finita dopo la telenovela fra Antonio Ponte ed Anna Duri, adesso tocca alla querela con i soci di minoranza. Infatti, come ormai ben noto, Anna Duri non può essere plenipotenziaria, i soci senesi hanno 30 giorni di tempo, hanno recentemente ricevuto le raccomandate per esercitare il diritto di prelazione. C'è anche la possibilità concreta che rinuncino a tale diritto, perché pare impensabile che possano disporre di una cifra anche per conto di terzi per coprire il costo che la Duri ha dovuto sostenere per acquisire Robur Urziena, il 98% delle quote societarie. Soltanto in tre in questo momento, Lorenzo, hanno rinunciato al proprio diritto di prelazione, sono Luigi Fumi e Cambigado, Lorenzo Turillazzi e Jacopo Norelli. In nove ancora stanno paralizzando di fatto quella che è la gestione della società a 360 gradi, la Duri ha solo un mandato per la squadra. Dunque, allora, io nel momento in cui arrivò la notizia che era stato raggiunto l'accordo per il passaggio di proprietà del 98% delle azioni da Antonio Ponte a Anna Duri, per me era fatta. Per me era fatta, perché io ero uno di quelli che sostenevo, ma gli ho detto: guardate, nel momento in cui viene trovato l'accordo, i soci di minoranza rinunceranno nel giro di 3 o 4 giorni al diritto di prelazione, perché non ha nessun senso portare avanti questo diritto di prelazione se te non hai nessuna possibilità di pareggiare l'offerta della Duri e prendere il Siena. Ma evidentemente mi sbagliavo, non l'ho indovinata un granché questa previsione. Però noi tifosi siamo tutti giustamente contenti, perché la squadra di tiro, siamo tutti contenti, si è giocato la partita di Coppa e tutto. Però bisogna rendersi conto che la società è operativa al 10%, ha una delega per 30 giorni, compresa nell'accordo fatto nel momento del passaggio fra Ponte e Anna Duri, solo legata a fare i tesseramenti dei giocatori e dello staff della prima squadra. Per tutto il resto è completamente bloccata, che vada dal materiale tecnico, dalla firma per i contratti dei campi di allenamento, dalla firma dei contratti per i dipendenti che non sono tecnici. Il settore giovanile che è completamente bloccato, perché nessuno può fare firmare un contratto a un tecnico. Tant'è vero che Signorini, che poi farà il tecnico Prevere, è stato l'escamotaggio di inserirlo nello staff della prima squadra. Quindi è ancora più grave il fatto che ci sia queste 9 persone che, non rinunciando al diritto di prelazione di fronte a il niente, possano compromettere ulteriormente questa annata già cominciata male e già cominciata in ritardo. Io dico poi, se, come io non ho mai visto nei contratti, però si dice, si sente dire in giro, spesso l'ha detto anche Anna Duri, che Mele ha dei crediti. Ecco, volevo arrivare proprio a questo punto, è chiaro che il lago della bilancia è proprio l'ingegner Pietro Mele. Avete documentato sul Fedelissimo online come oggi sia stata annullata la riunione fra Anna Duri e soci di minoranza. Mele, per interposta persona, ha avvisato Anna Duri che sarebbe stata contattata dal legale dello stesso Mele, mentre Panti non ha dato risposta. Sono queste due le situazioni più instabili, credo, anche perché il resto dei soci progressivamente rinuncerà, credo, alla prelazione. C'è il caso di Fabio Caselli, che è ricoverato in ospedale, al quale anche noi rivolgiamo gli auguri di pronta guarigione. E quello che dico io, intanto mi associo all'augurio di pronta guarigione a Fabio Caselli, però allora, quello che si sente è stato detto più volte, è che nel momento in cui la signora Duri mise 2 milioni dette 2 milioni a Ponte, e Ponte fece la ricapitalizzazione, praticamente annientando quelli che erano i soci di minoranza, subito dopo, nei mesi successivi, il consiglio di amministrazione di Robur Urziena, composto da Antonio Ponte e Pietro Mele, commissionò all'ingegner Pietro Mele dei progetti. Io non so di che progetti si trattano. Dei progetti, e sulla base di questi progetti sembra che l'ingegner Mele
vanti dei crediti nei confronti della società di una cifra esagerata intorno a 500 mila euro. Allora io dico, se questi crediti sono esigibili, regolari e senza nessun tipo di problematica dietro, è nell'interesse di Mele che l'Adurio si insedi il prima possibile, che diventi proprietaria, che il prima possibile possa andare a, se questi crediti sono esigibili, ad andare a saldare queste pendenze. Perché allora non si usa questo discorso? Dice, io prima di rinunciare al diritto di prelazione voglio parlare con Anna Duglio perché devo mettermi d'accordo con questi crediti. Ma non è questo il modo di ragionare. Il modo di ragionare è come ho detto prima io. Non si usa il diritto di prelazione come un reato, come una pressione nei confronti della nuova proprietà. Se te sei nel tuo, certo. chi ti dice niente? Certo. Se devi riscuotere questi soldi è giusto che tu le riscuota. È chiaro, Lorenzo, che qui chiaramente tutti vogliono il bene della Roburziena. Se veramente i soci di minoranza hanno una carta da giocare che possa comprare la società mediante diritto di prelazione, che la sfruttino immediatamente senza far dilatare ulteriormente tempi, anche se la vedo particolarmente complicata. Ci vorrebbero almeno 5 milioni di euro fra i soldi da rendere all'Adurio e quelli per impostare la nuova stagione. Ma anche perché uno può dire, sì, io sono in trattativa con determinate persone che può essere che entro un mese riesca a convincerle a entrare nel Siena, ma qui non esiste nessuna trattativa, nessuno sta cercando niente, nessuno. Tutti stanno cercando di portare a casa qualcosa che però nel modo di ragionare dei tifosi, cioè, si spiega male questo tipo di atteggiamento, capito? Spesso mi dicono, Madonna, dice, ma te anche su Facebook, ma sei pesante, ma io so quasi 50 anni e vado a vedere il Siena, non ho mai avuto nemmeno un biglietto omaggio in 50 anni, io ragiono da tifoso, ragiono con la passione, come fo a condividere questi tipi di atteggiamenti? Non le posso condividere, le ostacolerò finché posso. Perfetto, chiudiamo l'argomento societario, veniamo all'organico della Lega Pro, perché domani si terrà il Consiglio federale che deciderà in merito alle domande di ripescaggio che sono state inoltrate. Ci sono da sostituire 11 squadre o 12, questo è il punto interrogativo, perché quest'oggi il TAR a sorpresa ha riammesso la Paganese in Lega Pro, ha sospeso il provvedimento che aveva appunto estromesso il club dalla terza serie italiana. Vediamo quali sono state, comunque, mettendo ordine le domande di ripescaggio che sono pervenute: quella dell'Albino Leffe, della Lupa Roma, dell'Aurora Pro Patria, del Melfi, del Racing Club Roma, l'ex Lupa Castelli Romani, il Forlì, il Fondi, l'Alma, Juventus Fano, Olbia, Taranto, Cavese, Monza, Regina, Rieti, Vibonese e Lecco. Prego la regia di restare su questa grafica. Allora, le domande del Lecco, del Rieti e della Pro Patria saranno rigettate. Ci sono 11-12 posti a disposizione. È testa a testa fra Cavese e Monza, poi il resto delle formazioni è sicuro di essere ammesso in terza serie. Sì, questo la notizia del giorno, insomma, è la riammissione della Paganese in Lega Pro, che quindi toglie il posto a quello che doveva essere il Monza. Però bisognerà aspettare domani sera alle 18:30, quando la Lega ufficializzerà i gironi, anche se oggi Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Nicola Binda è una persona informatissima che difficilmente sbaglia, ha fatto una previsione secondo lui di quella la vediamo che subito essere... Lorenzo, guarda, prego la regia di mettere in onda la prima ipotesi di girone A, dove sarà inserita la Roburziena, con l'Alessandria, l'Arezzo, la Carrarese, il Como, la Cremonese, il Gian Erminio, Livorno, Lucchese, Lupa Roma, Monza, Olbia, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Prato, Pro Piacenza, Renate, Roburziena, Tuttocoi e Viterbese. Perfetto, è questa qui che io ora al posto del Monza mi sembra ci sarà il Racing sì, Roma. Anche se non è una riammissione vera e propria quella della Paganese, è una sospensione del giudizio, ecco, sì, può darsi vero, che quindi ci sia una X al posto del Monza, per però cambiare. Bisognerà che domani il Consiglio federale si prenda carico di questo problema. Io la mia paura era quella che venissero divise le squadre toscane, certo. Quindi io volevo che le squadre toscane, ben 9, fossero tutte nello stesso girone, perché
perché ci sono dei derby, perché ci sono trasferte vicine, ma non solo dal punto di vista della tifoseria, ma anche dal punto di vista della società, perché se te può fare 9 trasferte in un giorno, quando arrivi in fondo all'anno sono soldi che risparmi. E c'era stata anche un'eventualità in cui solo il Siena e l'Arezzo erano in un girone, tutte le altre 7 toscane erano in un altro girone. Questo sarebbe stato, secondo me, drammatico, perché partite come con Livorno o la Lucchese, insomma, sono partite che... dal sapore speciale. E portano più pubblico un Siena-Livorno che non certamente un Siena-Piacenza, no? Per dire. Quindi io diciamo che questa, se venisse confermata questa previsione, tutto sommato sarebbe una decisione accettabile, anche perché le squadre più forti sono tutte in quell'altro girone, il Parma, il Venezia, la Cremonese sarebbe in questo. Ah sì, scusa. La Reggiana sarebbero nell'altro girone, però ripeto, non credo che sia, perlomeno in fase di partenza, questo l'obiettivo da guardare. Secondo me bisogna cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile. Poi ci saranno anche i playoff allargati, quindi e poi le prime 10 vanno nei playoff, insomma, cioè il passo tra arrivare decima e arrivare fuori a playout è brevissimo, Ipotesi 2, perché ci siamo anche tutelati in caso in cui il Consiglio federale ci sorprendesse. Qui si trova una divisione fra Parma e Venezia, le potenze, le due plutocrazie della Lega Pro. Si vociferava che ci fosse la volontà di salvaguardare i loro investimenti non mettendole nello stesso girone. Qui troveremo un girone nord-ovest con l'Alessandria, l'Arezzo, la Carrarese, il Gubbio, il Livorno, la Lucchese, la Lupa Roma, Modena, Olbia, Parma, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Prato, Pro Piacenza, Racing Club Roma, Reggiana, Roburzena, Tutto Coio e Viterbese. Questa è una seconda alternativa con il nord-ovest come girone. Comunque girone lascerebbe sempre le toscane. Sì. Tutte insieme, diciamo, io per me. Quale prediligi? Ma io prediligo quell'altro, anche se insomma cambia relativamente. Diciamo così, che da tifoso mi piace poco l'idea di comporre i gironi per non mettere insieme due squadre perché hanno fatto le squadre forti. Insomma, secondo me i gironi devono essere come devono essere, poi il campo dirà se è più forte il Parma o Venezia. Insomma. Potrebbero anche non essere più forti nessuno di due, ci può essere un Renate della situazione e vince il campionato. Parlavi di Renate, l'ex squadra di Giovanni Colella, volevo chiederti proprio un parere sull'ex tecnico anche del Como, che la gavetta l'ha anche compiuta perché ha allenato in eccellenza per esempio al Monselice e al Sandona Jesolo. L'exploit l'ha realizzato nella passata stagione nei Brianzoli con appunto il Renate, quando è entrato a metà dicembre la squadra aveva appena 9 punti in classifica e ne ha realizzati ben 34 in 19 turni, salvando in carrozza il Renate che era penultimo ed è arrivato all'11° posto. Viene insomma da un'annata esaltante, è chiamata a ripetersi, rappresenta una scommessa anche il tecnico, perché comunque si deve consacrare ancora in Lega Pro, nonostante abbia guidato il Como. Sì, ecco, perché poi prima del Renate ha avuto, mi sembra, un paio d'anni e mezzo a Como. Sì, dove ha da gennaio 2013 Dolci, a gennaio 2015. E poi ha una lunghissima gavetta a livello anche di giovanili, che è comunque anche quello serve per fare esperienza. Ecco, diciamo che per l'età che ha, non essendo più un allenatore giovanissimo, a livello di primo allenatore fra i professionisti non ha una grossa esperienza, perché mi sembra ha allenato solo 2 anni a Como e quest'anno mezzo campionato al Renate. Però diciamo che viene da, come hai detto te, dall'ultimo campionato, è stato un campionato veramente entusiasmante, insomma. Ecco, è chiaro che la differenza fra allenare il Renate e allenare il Siena è tanta, quindi, però mi sembra adatto anche a sopportare la pressione di una piazza come Siena. Perfetto, siamo in chiusura con la sezione dedicata alla Roburzena. Io ringrazio Lorenzo Mulinacci. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Abbiamo cercato di tracciare a tutto tondo un quadro sia sulla vicenda societaria che sul campo, sulla parte tecnica. Scusatemi, la squadra è ancora in ritiro a Castel del Piano, rimarrà nelle strutture grossetane fino a venerdì. Domenica probabilmente sarà organizzato un test amichevole nel territorio senese e giovedì 11 agosto alle 20:30 un'altra partita
contro la Collegiana, formazione che milita in Serie D, e forse in quel caso sarà suggellato l'accordo per i campi di allenamento. Il Siena dovrebbe tornare appunto a Colle Valdelsa almeno la mattina ad allenarsi per la prossima stagione. Andiamo in pausa e poi parleremo di pallacanestro, di Menzana Basket 1871. C'è già pronto Sandro Bonelli. Linea alla regia e poi torniamo. Bentornati negli studi di Via Fiorentina, voltiamo pagina, parliamo di pallacanestro, la Menzana Basket 1871, il direttore sportivo Lorenzo Marruganti è al lavoro per completare e definire il roster da mettere a disposizione a coach Giulio Griccioli, ne parleremo con il nostro Alessandro Bonelli. Buonasera Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Facciamo proprio il punto della situazione dei giocatori, degli atleti tesserati della Menzana Basket 1871, suddivisi anche per ruoli. Grazie alla nostra regia abbiamo una grafica a disposizione che appunto elenca le mosse di mercato fino a questo momento operate dal direttore sportivo Lorenzo Marruganti. Qui è stato consegnato recentemente il budget per la prossima stagione sportiva. A breve arriverà la grafica a disposizione con i playmaker, che saranno Cappelletti e Saccaggi, le guardie Bucarelli, Masciarelli, abbiamo messo una X perché sarà il posto occupato da uno dei due americani, le ali Flamini, Tavernari e Vildera, i centri Pichi e una Y, un altro americano. Sandro, un giudizio su questo roster? Roster molto molto giovane, completamente rinnovato, c'è solamente Bucarelli e Masciarelli, i due giovanissimi della scorsa annata agonistica. Cappelletti e Saccaggi, due ragazzi giovani, un 95 Cappelletti e un 92 Saccaggi, che si prendono le responsabilità di regia, secondo me in maniera anche appropriata, perché sono due ragazzi che possono dare sicuramente buone, se non ottime, garanzie. Hanno già maturato esperienze importanti nella Serie A2, Cappelletti a Omegna, Saccaggi a Verona, e credo che siano sufficientemente maturi, nonostante la giovane età, per questo ruolo che sappiamo essere in qualche modo la valvola di regolazione della squadra, il ruolo del play. E sono due giocatori che hanno un buon tiro da fuori, sono giocatori che sanno anche assistere bene i compagni, quindi un anno importante per due giocatori sul quale lo staff tecnico crede molto, e quindi una grande opportunità anche per loro per affermarsi in un campionato importante come può essere quello della Serie A2. Ecco Alessandro, hai parlato proprio dei due giocatori che il coach Griccioli avrà a disposizione in cabina di regia. Sentiamo proprio se Lorenzo Saccaggi è d'accordo con la tua analisi. Buonasera Lorenzo, grazie per essere collegato su Radio Siena TV. Buonasera, benvenuto. Grazie. Prego, ti lascio commentare le parole del nostro Alessandro. Sì, ma insomma la disamina è giusta, nel senso, per noi sarà un anno importante, poi il nostro innanzitutto è un ruolo importante, quello del playmaker, se no fondamentale, quindi è ovvio che dovremo cercare di trovare la giusta chimica con gli altri, ma anche tra di noi, perché probabilmente dovremo anche giocare dei minuti insieme, dovremo stare insieme sul parquet per alcuni minuti, quindi è ovvio che sono tutte, è una qualcosa che si crea durante l'anno, con l'allenamento, trovando sempre più chimica, è qualcosa che, su cui ci si lavora sul campo, quindi noi sicuramente avremo la possibilità di lavorare molto, di lavorare con Giulio soprattutto, quindi speriamo, siamo fiduciosi e speriamo venga fuori un buon lavoro. Ecco, lei si è detto contento ed onorato di poter indossare la maglia biancoverde. Riprendo proprio le parole del suo video che è appunto girato al profilo ufficiale della Menzana Basket. Sì, io poi soprattutto da toscano, sicuramente io, tutti sappiamo qual è il passato di Siena. Siena rimane comunque una delle piazze più importanti per il basket italiano, nonostante quello che è successo nel recente passato, quindi per me soprattutto da toscano è un onore, è veramente un orgoglio indossare questa maglia, tant'è vero che infatti quando ho ricevuto l'offerta
non è che io ci abbia pensato molto, ecco, è stata una decisione presa nel giro di uno o due giorni e ho subito accettato l'offerta. C'è una domanda per te del nostro Alessandro Bonelli. Sì, ciao, intanto un benvenuto in casa Biancoverde. Grazie, un giocatore che sei stato, mi risulta, molto, molto seguito. Non per nulla sei stato il primo fra tutti gli acquisti, quindi diciamo una prima scelta dal punto di vista tecnico. Questo certamente ti può dare molte responsabilità, ma ti deve fare anche star tranquillo che hai la piena fiducia dello staff tecnico, e credo sia una cosa molto importante. Mi farebbe piacere se tu potessi spiegare ai nostri telespettatori quelli che sono essenzialmente le tue caratteristiche, visto che l'anno scorso, anche se in A2, purtroppo non ci siamo potuti incontrare, visto che te giocavi, militavi a Verona, in una squadra quindi del girone est. Ma guarda, io se devo cercare di dare la descrizione di me stesso, direi che guardo da playmaker, insomma, un po' vecchio stile, cerco di pensare prima ai miei compagni di squadra e poi per me stesso. Diciamo, prima guardo gli altri e poi cerco di, anche se ovviamente non disdegno di prendermi qualche iniziativa quando c'è bisogno. È ovvio che faccio dell'aggressività e della tenacia le qualità migliori. Penso che oltre al talento, prima credo che ci si debba mettere quello sul campo, prima di tutto, la voglia di dimostrare ai tifosi, l'attaccamento alla maglia, l'ho sempre messo davanti a tutto, quindi sono sempre partito da quello, dal duro lavoro in palestra, e poi in seguito a quello, ovvio che non basta solo quello, ma ci vuole anche saper giocare a basket, un po' il talento e tutto il resto. Quello però è una cosa su cui ci si può più lavorare, diciamo, in palestra, e a cui sono disponibile sempre. Senti, ti volevo domandare, anche visto che ormai te cominci ad avere una discreta esperienza anche della Serie A2, quali sono le caratteristiche più importanti all'interno di un roster, di una squadra, per cercare di fare campionati di buon livello? Tra l'altro lui ha vinto a Pistoia il campionato, sì, di Lega 2. Sì, esatto. Ci vuole sicuramente una chimica di squadra importante. Il campionato è lungo, le squadre sono tante, quindi serve concentrazione, non servono delle flessioni durante il campionato. Servono, è ovvio che sembra semplice dirlo, ma servono anche dei buoni stranieri che sappiano comunque fare la differenza, visto che tutti sappiamo quanto possano essere importanti, ovviamente guardando anche quello che è successo negli anni scorsi. Però ci vuole squadra, bisogna fare squadra. Io l'ho vinto, esatto, cioè, noi di Pistoia l'abbiamo vinto qualche anno fa. È ovvio che avevamo una panchina lunga, avevamo dei grandi giocatori, però avevamo la capacità di unirci, diciamo, nei momenti più difficili, ecco, si parte da lì, secondo me, per provare a fare un grande campionato, ecco. Ecco, raccolgo l'assist del nostro Alessandro. Se ci fornisci un parere sul gruppo, starai seguendo ovviamente da fuori prima di conoscere meglio i tuoi compagni, che si sta formando nella Menzana. Ma il gruppo mi piace, il gruppo è un gruppo come piace a me, secondo me è un gruppo di combattenti, ecco, lo definirei così. Forse non abbiamo quel grande talento che possono avere altre squadre in A2, ma non ne sono neanche così sicuro. Però sicuramente avremo la voglia di dimostrare, avremo la voglia di riscatto anche se possibile, la voglia di farci amare da un pubblico importante come quello di Siena, e comunque abbiamo anche le qualità individuali per fare bene. Io conosco gli altri, conosco Tavernari perché ci ho giocato insieme un anno, e conosco le sue qualità sia come giocatore che come uomo, però conosco anche gli altri giocatori per averci giocato contro, e sono molto contento degli acquisti che sono stati fatti, ecco. Ti lascio in conclusione all'ultima domanda del nostro Alessandro, che conoscerai anche a fondo durante l'anno, un antipasto è questa sera. Sì, no, quello che è importante, credo che è una mia una domanda, ma anche una constatazione, nel senso che ha ragione Lorenzo quando dice che la chimica di squadra
credo sia veramente molto importante e credo che sia un grande supporto per tutto il roster composto essenzialmente, dico, da giovanissimi, poi direi molto molto nuovo, questo affiatamento, questo unirsi insieme sotto la guida di un allenatore che sta facendo propriamente delle scelte basate sulle conoscenze dei giocatori. Non per nulla Griccioli è stato allenatore a lungo delle giovanili della Menzana e ha avuto occasione di incontrare Saccaggi, anche nei tornei dei giovanili. Certo, ma infatti la chiamata di Giulio è stata molto motivante per me, quello che mi ha fatto prendere la decisione definitivamente. Io lo conosco da sempre, come hai detto tu giustamente, ci ho giocato appunto sia nei giovanili, poi ci ho giocato anche nei turni dei playoff quando andava con Scafati, e lo conosco e mi fido ciecamente di lui e so che con lui posso continuare il mio miglioramento. Quello che hai detto tu è tutto giusto, soprattutto considerato che giochiamo a Siena. Siena è pur sempre Siena, va onorata, va rispettata la maglia, e sono sicuro, perché anche se non direttamente, però conosco l'ambiente, sono sicuro che se i tifosi vedranno affiatamento da parte dei giocatori ci staranno anche vicini nei momenti un po' più difficili, ecco, perché ci saranno sicuramente, come ci saranno per tutte le squadre. Questo certamente. Lorenzo, noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia qui in diretta su Radio Siena TV, ti auguriamo un buon proseguimento di serata e chiaramente ci vedremo presto a Siena. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, grazie lupo, a presto. Bene Alessandro, proseguiamo con la disamina del roster, perché ci eravamo fermati ai due playmaker, poi giustamente abbiamo lasciato spazio a Lorenzo Saccaggi, prego. Poi il ruolo di guardia deve essere occupato, sarà occupato certamente da un giocatore di provenienza americana, si suppone, sicuramente comunque uno straniero, che la società logicamente sta cercando di selezionare con la massima cura, perché la squadra è molto giovane, quindi l'esperienza, magari anche per campionati giocati, perché no, si sente anche fare qualche nome di giocatore che magari ha maturato anni di esperienza in Serie A2. Non vogliamo fare nomi di sorta, perché secondo me possono essere fuorvianti. Certo che è un ruolo che comunque sarà l'ago della bilancia. È un ruolo molto importante. Il ruolo di play secondo me è sufficientemente ben coperto. Saccaggi e Cappelletti, per quanto giovani, secondo me possono suddividersi minutaggi e anche compiti, responsabilità e compiti. Sì. Per quanto riguarda le guardie, abbiamo Bucarelli e Masciarelli, vediamo anche nella nostra grafica, più la famosa ISC che dicevamo ora, Bucarelli e Masciarelli. Bucarelli già con una buona esperienza, perché quest'anno tutto sommato ha fatto molto bene, potrebbe essere, e lo speriamo tutti, veramente l'anno della sua consacrazione. C'è bisogno che logicamente il ragazzo, che ha dimostrato grandi qualità dal classe punto 98, di vista anche difensive, sì, classe 98 Bucarelli, come anche Masciarelli, quindi sono veramente due ragazzini. Masciarelli ancora con meno esperienza di Bucarelli, perché l'anno scorso solamente un paio di apparizioni all'interno del roster, ma niente di importante a livello di campionato. Invece Bucarelli ha già fatto vedere delle qualità importanti, soprattutto dal punto di vista difensivo. Chiaramente il ragazzo per migliorare ha tantissimi margini, questo può essere un anno buono, però evidentemente non può essere solamente su di lui la responsabilità di un ruolo tanto delicato, quanto soprattutto di un americano che abbia logicamente l'ottica giusta, l'esperienza giusta e anche un po' i punti nelle mani, perché sicuramente a questa squadra occorrono anche giocatori americani
americani che abbiano abbastanza punti nelle mani. Per quanto riguarda l'ala, ci abbiamo Tavernari che è il passaportato, prende il posto di Diliegro praticamente. Esattamente, sì. Esattamente. Tavernari, per chi non lo ricordasse, faceva parte del team di Agropoli che così bene ha fatto nello scorso campionato come matricola, del resto era matricola come lo era la Menzana, e Tavernari comunque anche lui ha un'ottima esperienza. 13 punti di media, 6 ad Agropoli nello scorso campionato. Sì, ma sicuramente è un altro di quei giocatori molto ricercato da parte di Giulio Griccioli, che l'ha avuto con sé a Scafati, lo conosce da quando è venuto in Italia a giocare a Biella, poi lui è di nascita brasiliano, quindi è rientrato poi a fare un paio di campionati in Brasile, poi è ritornato in Italia e ad Agropoli ha fatto veramente un ottimo torneo insieme a Roderick e Trasolini, facevano veramente un terzetto di grande caratura. Giocatore che ha certamente nel tiro forse le qualità migliori, è un giocatore che tira da oltre i 6,75, soprattutto e con percentuali direi spesso molto buone. Un giocatore che ha già dimostrato anche in qualche intervista già fatta così a livello di social una grande voglia e un grande desiderio di raggiungere Siena, e come tutti gli altri sarà a Siena subito dopo il Palio per il raduno. È un giocatore che vuole dimostrare, lui è un pochino più grande, ha 29 anni, è maturato a 87, però di dare un'impronta importante a quella che si può chiamare una seconda fase della sua carriera. Anche lui grande chimica con Griccioli. A Flamini. Flamini rimane un attimino più difficile. Flamini io direi che è un po' una scommessa, perché è un giocatore che certamente fra tutti è quello che ha la maggiore esperienza, uno dell'82, quindi ha 34 anni. La problematica di Flamini è che l'ultimo anno e mezzo è stato purtroppo per infortunio alla spalla un po' fermo, e quindi è un po' una scommessa, nel senso che il giocatore si vuole assolutamente rimettere in gioco, è molto onorato e felice di poterlo fare in una squadra dal grande blasone come la Menzana, e la Menzana ha fatto una importante scommessa su di lui, perché diciamo salvo Vildera e Pichi, che sono anche qui due giovani nel ruolo di 4-5, poi ci sarà presumibilmente soltanto l'americano a dare una mano sotto a Flamini, quindi un ruolo molto importante. In questo momento lo si potrebbe definire il numero 4 dello starting 5, se l'americano che arriverà oltre alla guardia sarà un centro, ma potrebbe essere anche un 4 con due giocatori magari capaci di muoversi anche da sotto canestro, anche oltre l'arco. Vediamo quello che saranno le scelte anche per il 5 americano. Praticamente Flamini, grande esperienza, e deve trovare continuità. E poi rapidamente in chiusura, due giovani, Pichi e Valdera. Pichi e Valdera sono due giovani, due prospetti molto interessanti. Vildera con un po' più di esperienza, Vildera 95, quindi 21 anni, Pichi invece del 96. Vildera giocava a Domegna e ha avuto anche minutaggi in certi momenti anche piuttosto importanti. Un prospetto decisamente interessante, come ha detto Griccioli, due giovani per cercare di mettere anche gioventù e entusiasmo all'interno di un gruppo che si deve cementare e deve imparare a lottare. Certo pagheranno qualche cosa a livello di esperienza, questo è ovvio, però sono due prospetti molto giovani e dalle caratteristiche fisiche anche tutto sommato abbastanza simili. Sono due giocatori comunque oltre 2 metri, 2,5 metri Vildera, 2,3 metri Pichi. Allora, il 2 ottobre
al via il campionato di Serie A2 Citroën. Guardiamo la prima giornata del girone, chiaramente quello ovest, che coinvolge la Menzana Basket 1871, perché in questi giorni è stato diramato il calendario. Prego la nostra regia di mettere in onda la grafica con la Pallacanestro Trapani che sfiderà la Pallacanestro Rieti, Polisportiva Agropoli Viola Reggio Calabria. C'è una X a sfidare la Fortitudo Agrigento, perché attualmente la Virtus Roma è stata estromessa dal campionato, è fatto ricorso al CONI, il patron Toti, vedremo gli sviluppi, altrimenti sarà ripescata un'altra squadra. Poi basket Ferentino contro Eurobasket. Tra queste squadre potrebbe essere Matera, una che aveva rinunciato alla proposta della federazione, ora pare si stia ripensando, l'altra invece è Montegranaro. E credo che tutte e due in qualche modo stiano facendo un po' opposizione anche politica rispetto a quelle che sono le richieste di Roma di riammissione. Insomma, ancora questa X per qualche giorno continueremo a vederla. Poi basket Ferentino, Eurobasket Roma, Dertona Tortona Legnano Knights, che è la novità del girone della 2 Ovest, Blu Basket Treviglio contro Basket Scafati, Pallacanestro Bella Juno al Casale Monferrato e la Menzana Basket che debutterà al Palestra contro Latina. Che avversario sarà Latina, Alessandro? Ma Latina, allora intanto c'è da fare una premessa che il campionato di quest'anno, il calendario perlomeno, ricalca e assomiglia da morire a quello che era il calendario dello scorso campionato. Le prime tre giornate saranno identiche, se ne ha accorto il nostro Marco Giudici. Clamorosamente saranno le stesse, io questo non so se è un gioco, però l'anno scorso tutto sommato non andò male, anche se poi perdemmo a Scafati, però facemmo una gran bella partita anche l'anno scorso a Scafati che sappiamo che è una squadra di grande qualità e quest'anno veramente ha sfiorato per un non nulla la promozione in Serie 1. L'esordio con Latina è una squadra come sempre molto che parte magari senza grandi proclami, che però è una squadra che è ben allenata e che ha certamente le caratteristiche di essere molto capace a mettere con le proprie difese i bastoni tra le ruote agli avversari. Anche qui logicamente però la valenza degli americani, credo soprattutto anche nelle prime giornate, sposterà gli equilibri. Sì, soprattutto quando le squadre ancora non hanno dei grandissimi equilibri, probabilmente anche il talento degli americani potrebbe essere veramente importante. Comunque avremo modo di vedere, perché la prima giornata è in programma il 2 di ottobre al Palestra. La squadra si compatterà perlomeno, diciamo, nel nucleo degli italiani subito dopo il palio di agosto, quindi ci sarà un 40 giorni buoni per preparare la squadra e integrare gli americani, che ci auguriamo che comunque entro la fine del mese di agosto potranno arricchire il roster per prepararsi durante la carrellata di settembre delle amichevole e dei tornei, prepararsi appunto all'esordio in casa con Latina. Abbiamo parlato appunto del calendario, prime tre giornate a specchio rispetto alla stagione che recentemente ci siamo lasciati alle spalle, e la grafica a breve ce lo certificherà con la Menzana Basket che appunto sfiderà Latina alla prima giornata, la seconda in trasferta a Scafati e la terza sempre al Palestra, Casale Monferrato, chissà se si tratta o meno di una coincidenza. Guardiamo anche la prima giornata delle Serie A2 Est per fare anche una disamina, un quadro completo della situazione, con la Pallacanestro Udinese che affronterà il Basket Ravenna, Pallacanestro Forlì contro Pallacanestro Ferrara, Virtus Bologna Casal Pusterlengo, Scaligera Verona Roseto Sharks, Basket Recanati Andrea Costa Imola, Pallacanestro Chieti Fortitudo Bologna, Pallacanestro Mantovana Aurora Basket Iesi, Pallacanestro Trieste Universo Treviso Basket. Alessandro, più che la giornata in sé, questo che girone è? Ci sono tanti nobili decadute e il derby fra le due Bologne, ovviamente. Le due Bologne, Mantova, Treviso, quindi qui c'è Udine, Trieste, qui si sta parlando di squadre che hanno credenziali storiche,
più importanti di molte formazioni della Serie A1, quindi assolutamente molto molto interessante, i nomi sono importanti, altisonanti, e sarà una grande lotta, perché se non cambia qualche cosa, poi come si sa, da questo raggruppamento più quello Ovest, totale di 32 squadre, ne uscirà solamente una per andare a ottenere la promozione alla Serie A1, e squadre che hanno prerogative per poter dominare il campionato, perlomeno sulla carta ce ne sono decisamente, decisamente molte. Poi ci sono anche molte squadre, direi molto interessanti, come può essere Chieti, come può essere Verona, come può essere Casal Pusterlengo e Ferrara, eppure Roseto, che in ogni caso cominciano ad aver assommato annate importanti in questa categoria. Roseto è stata anche a lungo in Serie A1. Appunto, e possono certo. anche in qualche maniera anche loro vantare buone credenziali, credo che sia veramente molto interessante, ma come del resto è interessante anche il girone Ovest dove milita la Menzana, certo non così pieno di nomi importanti come leggiamo invece per quanto riguarda il girone Est. Lunedì 25 luglio sono arrivate le dimissioni di Fabio Ruttini da presidente del consorzio Basket e Sport a Siena, incomprensioni nate all'interno del CDA del consorzio, anche credo la mancanza di un accordo per le 5 nomine da appunto approvare per il CDA che dovrà essere varato della Menzana Basket. Fatto sta che Fabio Bruttini si è dimesso dalla sua carica e ancora il nuovo CDA della Menzana non può essere nominato, non è entrato in vigore, e il mandato è a questo punto è nelle mani di quello vecchio, di quello uscente, con Lorenzo Marruganti che ha l'operatività per la parte sportiva. Beh, questa è una cosa che urge che sia messa a posto quanto prima. Speriamo che si possa avere delle notizie confortanti anche magari entro questa settimana. Anche se c'è il rischio che sia rimandato a tutto dopo il Palio d'agosto. Spesso a Siena succede anche questo. Certo che è molto importante che ci sia una figura di riferimento che, indipendentemente da quello che possa essere diciamo l'impegno finanziario, perché in questo momento non si intravede all'interno del consorzio una potenza economica superiore ad altre, ma probabilmente anche per questo motivo si stenta a raffigurare, a decollare quelle che possono essere le cariche di presidente o comunque quelle del CDA. Forse è un consorzio che ha varie correnti differenti al suo interno, che difficilmente si riescono a conciliare. Probabilmente sì, anche personalmente supponevo che fosse uno degli scalini più complicati da percorrere, però credo che ci sia bisogno che in qualche modo venga definita una posizione per cui, se il consorzio è diventato il maggiore azionista per quanto riguarda la Menzana Basket 1871, evidentemente deve esprimersi in qualche maniera compiutamente, anche con una raffigurazione di persone che possano dare autorevolezza al gruppo e che possano dare autorevolezza anche come immagine esterna, logicamente, per quelle che possono essere trattative importanti e con sponsor, e trattative importanti per quanto riguarda l'organizzazione pubblicitaria anche all'interno del Palasport, così come anche rapporti con i giocatori. E logicamente stanno facendo la loro parte brillantissimamente, tanto Marruganti così come Griccioli, ma non dimentichiamo che sono due dipendenti. E il budget è stato fornito appunto dal consorzio per operare, 1.200.000 euro circa per la stagione. Sì, che poi queste cifre logicamente vanno sufficientemente lette e interpretate.
Comunque, perlomeno questo è stato fatto ed è stato quindi mosso il mercato, anche se con ritardo. Ora, certamente gli ultimi due tasselli, poi... Non da poco, tra l'altro, saranno due tasselli fondamentali. Importanti, logicamente, qui è molto... parere mio, molto importante trovare gli elementi giusti, se poi si possono trovare non immediatamente ma nel giro comunque di breve tempo, però la società ha bisogno di un'interpretazione, una raffigurazione, una presa di responsabilità mettendoci la faccia. E questo è assolutamente essenziale. C'è da considerare che logicamente per il Siena questa impresa di questa formazione di uno staff societario dal nulla praticamente è stata comunque un'impresa, e che i mesi dal momento in cui sono stati cominciati a fare le collette dei tifosi, oppure la nascita, l'individuazione delle prime persone interessate anche a partecipare al consorzio, tutto sommato è roba estremamente recente, 4-5 mesi, quindi da questo punto di vista non c'è necessità di in qualche maniera pretendere che tutte le cose siano chiare sin da subito. Era normale che ci volesse un po' di tempo, però è anche normale che ormai, all'avvicinarsi anche delle scadenze, la presentazione di una squadra, la campagna abbonamenti, anche quella molto importante, l'inizio di un campionato ormai prossimo, ci sia una compattezza dal punto di vista del comparto societario. Ci auguriamo che possiamo avere notizie positive in questo senso, credo nel giro di poco. Una notizia che riguarda ancora qualche strascico della vecchia Menzana: sono stati inibiti dal Tribunale Federale della FIP fino al 18 di agosto Aradori, Carraretto, Hackett, Michelori, Moss e Res per avere percepito, leggo dal comunicato, elementi attivi non interamente dichiarati di redditi dal lavoro dipendente. Sulla Menzana pende ancora il rischio concreto della revoca dei 6 scudetti vinti dal 2007 al 2013, insomma prosegue l'inchiesta giudiziaria, si sta facendo il proprio corso la giustizia sportiva, ancora quindi qualche strascico della vicenda della gestione passata. Strascico, io francamente mi riesce sempre molto complicato capire i meccanismi, perché spesso hanno ben poca logica. Qui si è voluto punire questi giocatori perché evidentemente sembra che possano essere emersi degli elementi a loro carico, però in ogni caso si puniscono in un momento in cui non c'è movimento dal punto di vista agonistico, e in ogni caso per 15 giorni, cioè a me sembra veramente una cosa veramente fuori dal mondo. La giustificazione anche di giocatori che possono avere in qualche maniera dato collaborazione in qualche maniera anche a quelle che erano le investigazioni, non riesco francamente a capire. Io credo che se c'è una colpevolezza vediamo, se c'è un'innocenza dichiariamola, i mezzi colpevoli, i mezzi innocenti, francamente poi tutto sommato mi sembra che servino in qualche maniera, servano a una federazione per far vedere che è stato proseguito un certo tipo di lavoro. La cosa più importante ancora non l'abbiamo vista è la presa di posizione verso la Menzana. Certo, queste in ogni caso piccole condanne farebbero presumere che la società in qualche modo verrà in qualche modo considerata colpevole anche dal punto di vista della giustizia sportiva. Abbiamo detto altre volte, una società che è fallita, una società che non ha difensori perché nessuno la può difendere, è una spina grande all'interno del basket, di tutto il basket italiano, e credo che ci vorrebbe veramente decisamente molto buon senso
da parte degli organi competenti per decidere sulla colpevolezza, non colpevolezza, se la colpevolezza è solo della Menzana o seppure in ogni caso questo sistema non occupasse anche un po' tutte le piazze, o molte piazze, certo, del basket, e magari rimane molto più semplice in qualche maniera condannare una società come che già tecnicamente non esiste più, anche se esiste la piazza in sé, esistono i tifosi che hanno sofferto per tutte le vittorie ottenute da Siena con grande fatica sul campo. I campionati si vincono sul campo, non si vincono mai dietro le scrivanie, tantomeno si vincono per problematiche di natura o soluzioni di natura economica o fiscale. Tutto molto condivisibile, io ringrazio il nostro Alessandro Bonelli per essere stato con me qui in studio, abbiamo fatto davvero una panoramica esauriente sulla Menzana Basket 1871, ascoltando anche le parole per la prima volta di Lorenzo Saccaggi in esclusiva proprio su Radio Siena TV. Noi andiamo in pausa, poi torneremo in studio, scusatemi, con la terza parte, parlando ancora di pallacanestro, spazio alla Virtus Siena. Lina alla regia di Siena TV e poi torniamo in studio. Eccoci tornati, terzo e ultimo blocco di Estate Sport, parliamo ancora di pallacanestro, le altre realtà del basket senese, cominciamo con la Virtus Siena, poi chiuderemo con il basket Stasciano e il Costone Siena, qui accanto a me lo ringrazio, c'è Gabriele Voltolini. Buonasera, buonasera a tutti. Parliamo appunto di Virtus Siena, la squadra è pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie B dopo la promozione davvero importante conseguita nella passata stagione, il primo tassello è stato la riconferma di coach Francesco Braccagni. Sì, era un tassello doveroso perché comunque la cavalcata dello scorso anno è stata veramente importante, Francesco ha fatto benissimo alla guida di questa squadra che tra l'altro ereditava da due anni importanti di Daniele Ricci e quindi sicuramente una conferma più che meritata per Francesco, per tutto il suo staff, a partire dal vice allenatore Edoardo Ceccarelli, la parte medica dello staff, quindi il dottore, fisioterapista, tutti insomma, quindi sono stati confermati in blocco per affrontare questa nuova stagione che ci vedrà alle porte del campionato di Serie B. Sì, su Siena TV ci stiamo anche gustando le immagini della partita che valsa la promozione casalinga, vediamo un Paladon Perucatti veramente gremito, anche se la novità è che per la prossima stagione la Virtus si sposterà al CUS per le partite interne. Sì, sarà il Palacorzoni la casa della Virtus per la prossima stagione perché il Pala Perucatti purtroppo non ha i canoni per l'omologazione da parte della FIP per un campionato di Serie B perché ci vogliono 400 posti a sedere che in realtà ci sarebbero, però il problema sono le uscite di sicurezza, le scale d'ingresso al palazzo, quindi ci sono alcuni problemi che purtroppo nell'immediato non potranno essere risolti e quindi per la prima parte almeno della stagione è d'obbligo il trasferimento al Palacorzoni, quindi si tornerà nel campo che 4 anni fa ospitò l'allora DNB guidata da Umberto Vezzosi, ricordiamo 4 anni fa proprio questo campionato di DNB in cui la Virtus arrivò in semifinale playoff e poi purtroppo ci fu le note vicende dell'autoretrocessione di due categorie, insomma quello sono ormai storia vecchia. Poi parleremo anche delle conferme del roster della passata stagione, ma veniamo ai volti nuovi, due innesti comunque importanti, partiamo da Alessandro Nepi, la guardia classe 1993 che lascia dopo tantissimi anni il Costone per approdare alla Virtus. Sì, è stato un innesto sicuramente molto cercato e voluto, soprattutto da Francesco Braccagni che già dalla fine del campionato, sapendo delle problematiche di studio di Gerlando Embrò, ha subito indicato in Alessandro uno dei possibili rinforzi e aveva diverse offerte, tra le quali un paio importanti come Certaldo, anche Piombino, però Alessandro ha preferito rimanere a Siena, affrontare questa avventura in Serie B con la maglia della Virtus, non siamo molto contenti. E un altro ragazzo di Siena, anche se cresciuto comunque nel Costone, che farà un'esperienza importante in Serie B, che aveva già fatto diciamo proprio nel con Costone, il Costone sì. Quando venne promosso in DNB proprio 4 anni fa, quindi siamo molto contenti di poter accogliere Alessandro che abbiamo visto già molto entusiasta di affrontare questa nuova avventura.
Ecco, un giocatore dotato di un grande tiro da fuori, ma anche dalla media distanza, e con delle doti atletiche non comuni. Sì, fuori dal comune assolutamente, perché quando va dentro e arriva al ferro è difficilmente marcabile. Se riuscirà a dare continuità al tiro da fuori, al tiro da tre punti, sicuramente potrà essere una delle sorprese di questo campionato. Ovviamente noi puntiamo tanto su di lui, perché mancando Gerlando Embro, che per i primi 4-5 mesi sarà fuori per motivi di studio, il ruolo di guardia era uno di quelli da sistemare subito. Lo abbiamo fatto con un innesto importante, e speriamo, che sono sicuro che arriva con tantissimo entusiasmo, anche avendoci parlato più e più volte. Già si sta allenando in questi giorni al Palaperuati agli ordini del vice allenatore Edoardo Ceccarelli, quindi sicuramente ha tutte le carte in regola per far bene e per dare una grossa mano alla squadra. Altro innesto di peso è Lorenzo Bruno, classe 1991, ricoprirà il ruolo di centro titolare l'ultima stagione al Don Bosco Livorno proprio in B, anche una parentesi recente con la Menzana prima di andare via nei mesi invernali. È il lungo che mancava alla Virtus, sappiamo che insomma in Serie B i numeri 5 sono di una certa stazza, di una certa consistenza, ed è fondamentale disporre di lunghi all'altezza. Sì, anche lì abbiamo avuto una partenza purtroppo piuttosto attesa, perché sapevamo che Franz Zenelli non aveva i 4 anni di formazione italiana, essendo arrivato in Italia a 17 anni, quindi non ha completato il suo percorso formativo a livello giovanile. Quindi la FIP, nonostante la richiesta di deroga che abbiamo fatto come società, non ha dato la deroga, e quindi ci siamo trovati di fronte a una casella veramente scoperta, perché il ruolo di pivot, come hai detto giustamente te, è molto importante. In Serie B ci sono squadre che hanno veramente grande stazza sotto canestro, quindi bisognava mettere subito un fermo a questa mancanza. Lorenzo Bruno era un identikit fatto già a fine campionato, perché è un giocatore che per ora non ha avuto tanti minuti nelle sue esperienze alla Menzana, sicuramente no, ma lo scorso anno a Livorno, diciamo 12 minuti di media, con qualcosa di buono che ha fatto sicuramente vedere. Però quest'anno avrà un compito importante, quello di ricoprire il ruolo di centro titolare. Abbiamo molta fiducia, perché è un ragazzo che ha voglia di lavorare, che sta tanto in palestra, che ha dimostrato grandissimo entusiasmo nel vestire la maglia della Virtus, quindi l'identikit perfetto di un giocatore che dovrà fare legna soprattutto nell'area pitturata, e quindi crediamo che sia la persona ideale per ricoprire questo ruolo. Ecco, la scelta della società: non snaturare il roster che nella passata stagione ha conquistato una promozione davvero sensazionale, non so quanto aspettata, Gabriele. Comunque sia, Lenardon, Bonelli sono stati blindati dalla società, poi Nasello, Bianchi, Ollea e Mugnaini sono altri confermati. Sì, la scelta iniziale è stata quella, ed è stata chiara, perché comunque il merito di questa inaspettata promozione è di questi ragazzi, di questo staff, e quindi l'idea era quella di continuare con tutti più possibile, insomma, diciamo, quelli i protagonisti della passata stagione. Purtroppo qualche defezione c'è stata, perché come dicevo Zenelli non ha avuto la deroga, Imbro andrà fuori per motivi di studio. Spieghiamolo, perché comunque Zenelli è albanese. Sì, è nazionalità albanese, e tra l'altro adesso è nazionale A, raduno a Tirana per l'Europeo, quindi sicuramente un ragazzo di prospettiva, però non ha, essendo albanese, non aveva 4 anni di formazione italiana, e quindi non ha potuto partecipare al campionato di Serie B, che vede questa restrizione per i giocatori che non sono italiani. Per quanto riguarda Embro, ha avuto questo problema, non è un problema, perché comunque aveva fatto richiesta di Erasmus già lo scorso anno, che aveva poi rimandato, quest'anno purtroppo non è riuscito a rimandarlo, e quindi per 5 mesi non ci sarà, e poi altre defezioni, comunque dopo ne parleremo magari delle uscite. Sì, ecco, rimaniamo sui confermati. I confermati, quindi più possibile il gruppo dello scorso anno, e quindi abbiamo ricominciato dai playmaker con Lenardon e Bonelli, che per noi sono due certezze assolute, perché Lenardon ha alle spalle tanti anni di questa categoria, anche in piazze importanti come a Trieste, come a Napoli, quindi sicuramente un giocatore di sicuro affidamento per il prossimo anno. Francesco Bonelli lo stesso, avendo vissuto la categoria alla Menzana, il Costone, quindi anche lui. Sì, poi è l'uomo dei record, assolutamente. Promozioni con tutte e tre le maggiori squadre, sì, di Siena. Sì, veramente un grande record per lui, e poi un uomo squadra importantissimo. Lo vediamo qua assieme a Nasello su Siena, sì, di Busta. Un uomo squadra importantissimo, un ragazzo, un grande ragazzo, quindi sicuramente una conferma importante. O lei
anche lui ha vissuto negli anni scorsi la categoria, quindi comunque non sono novizi, ma sono ragazzi, così come Bianchi, che sanno dove andranno a giocare. Sul Nasello e Mugnaini, che sono i più giovani di questi, sei confermati, però nutriamo delle grandi speranze, perché Nasello ha fatto un campionato incredibile ed è stato uno dei migliori lunghi della Serie C. Mugnaini purtroppo ha avuto dei problemi di infortunio, ma è un ragazzo con tantissime potenzialità, quindi erano sei conferme doverose e scontate, e siamo sicuri che potranno far bene anche il prossimo anno. La Virtus è stata inserita nel girone A della Serie B, adesso andiamo a visualizzare quella che sarà la prima giornata del campionato, recentemente diramata dalla Lega Pallacanestro. 1-2 ottobre 2016, la Virtus giocherà sabato sera, quindi l'1 di ottobre in casa, però leggiamo prima il quadro: Basket Cecina contro Oleggio Magic Basket, Rosmini Domodossola Bottegone, appunto la sovrana Virtus Siena riceverà la retrocessa Fulgor Omegna, Valsesia Basket Borgosesia, Pino Dragons Firenze, San Giorgese contro Montecatini, Roburet Fides Varese, Pallacanestro Moncalieri, Etrusca Basket San Miniato, Basket Golfo Piombino, Fiorentina Basket Scandicci, Uz Empolese. Allora Gabriele, prima di soffermarci sulla composizione globale di questo girone, il match casalingo contro Omegna. È un match, un esordio col botto, diciamo così, perché Omegna già la scorsa stagione, quando è retrocessa, il presidente ha subito detto e non si è nascosto di voler tornare immediatamente in Lega 2, quindi una squadra che viene costruita con tutti i crismi per provare a risalire immediatamente nella categoria superiore, quindi un esordio sicuramente difficilissimo, una squadra forte in tutti i suoi ruoli, sia il playmaker che il lungo, quindi veramente un esordio difficilissimo, però chissà, magari la Cenerentola, che subito la prima giornata cerca di fare lo sgambetto a una squadra molto più quotata, sicuramente difficilissimo, però comunque ci proveremo. Chi saranno le potenze di questo girone? Ma Omegna, come ti dicevo, sicuramente è una, Cecina, che tutti gli anni comunque si posiziona nelle zone alte della classifica, ha sempre fatto i playoff negli ultimi anni. Sì, dette battaglia anche con la Menzana. Con la Menzana, sì, lo ricordiamo assolutamente. E anche Piombino sta allestendo veramente un gruppo importante, ha preso Simone Bonfiglio, che lo scorso anno era la Virtus Roma in Lega 2, che è passato anche dalla Virtus negli anni scorsi. Queste sono sicuramente le tre squadre che per il momento stanno un gradino sopra alle altre. Poi vedremo, perché ancora alcune squadre devono essere formate, anche Montecatini, che ha annunciato coach Campanella, ha preso Meini, insomma lo ricordiamo, a Pistoia in Serie A, ha preso Rizzitiello, un altro giocatore di categoria, quindi sembra che le premesse per far bene ci siano anche da parte di Montecatini, che ricordiamo ha rilevato il titolo di Monsummano. Comunque c'è stata una fusione tra la vecchia Basket Monsummano e la nuova società di Montecatini. Il resto vedremo un po', anche Borgosesia, insomma ci sono realtà importanti, vedremo insomma nei prossimi giorni. Ci sarà il derby fra le due Firenze, perché recentemente è stata ripescata la Fiorentina Basket in sostituzione di Saronno, che ha rinunciato per problematiche economiche. Sì, anche la Fiorentina, tra l'altro hai fatto bene a ricordarlo, che è sta allestendo un roster importante, affidato a un allenatore di esperienza come Giulio Cadeo, una squadra che sta venendo fuori secondo me bene, vedremo poi ovviamente se rispetterà le premesse della vigilia, però sicuramente una squadra da tenere d'occhio. L'altra, Pino Firenze, anche lei promossa come la Virtus, un roster diciamo quasi in toto confermato, ha perso tre giocatori importanti come Rabaglietti, Puccioni e Santomieri, sostituiti da Marmugi, che lo ricordiamo a Piombino quando giocava contro la Menzana, Terenzi, un esterno di scuola Scavolini Pesaro, molto interessante, e un altro pivot anch'esso molto interessante, che è Galmarini, che lo scorso anno era Omegna, ha fatto il settore giovanile prima a Firenze e poi a Trento, quindi un giocatore di tutto rispetto per un roster comunque che si conferma molto simile a quello dello scorso anno. Sarà un campionato complicato, Gabriele, per la Virtus, perché comunque l'asticella si alza notevolmente dalla C alla B, in Serie B praticamente lo si fa di lavoro e tanti ragazzi della Virtus l'anno scorso studiavano e per l'appunto svolgevano attività lavorative. Sì, l'asticella si alza.
rialza indubbiamente, perché comunque la Serie B è un campionato, non è professionistico solo sulla carta, perché poi alla fine tutti i giocatori lo fanno da professionisti, perché da tutti con contratto, tutti con stipendi anche abbastanza ben retribuiti. Noi siamo un po' la mosca bianca, perché comunque tanti ragazzi nostri hanno un lavoro, mi preme dire comunque Lenardon, Bonelli, Bianchi, Nasello, quindi ce ne sono tanti che per loro il basket è solamente un divertimento, e questo chissà, magari lo scorso anno è stato la nostra forza, quella del gruppo, perché veramente ha fatto la differenza nel momento di difficoltà. Chissà che il prossimo anno non lo sia ancora una volta, sicuramente sarà molto più difficile, perché le squadre sono forti, perché come ti dicevo prima ci sono tanti giocatori, quasi tutti lo fanno come professionisti, però l'entusiasmo, l'amalgama del gruppo spesso vanno a sopperire anche a delle mancanze che ovviamente in un certo senso ci saranno, però noi speriamo di poter far bene comunque. Ma sottolineiamo anche la serietà della società Virtus, che comunque sia con entusiasmo ha accolto la possibilità di disputare questo campionato, che comunque richiede degli sforzi economici abbastanza ingenti. Abbiamo visto che le trasferte non sono neppure alla portata come avveniva nel girone dell'anno scorso, quindi il fatto proprio di non aver rinunciato è già significativo dell'impegno che viene profuso nella pallacanestro. Sì, assolutamente sì, perché ci siamo detti che questa volta era un'occasione che non poteva essere gettata al vento. Purtroppo tre anni fa ci fu la dolorosissima autoretrocessione di due categorie, perché in quel momento storico, purtroppo venendo a mancare un main sponsor come era quello di Consumit, comunque Monte dei Paschi, era sicuramente impossibile affrontare un campionato di Serie B che ti pone davanti a dei costi importanti, perché comunque la Serie B rispetto allo scorso anno ha più del doppio dei costi di gestione. È una formula che forse andrebbe rivista. Assolutamente sì, perché comunque un parametro di Serie B, il parametro, ricordiamo che dopo il 21esimo anno, quando il giocatore si svincola, chi lo tessera deve pagare un parametro, si parla di 6.000 euro in Serie B a fronte dei 1.250 che erano lo scorso anno in Serie C, quindi capisci che comunque è un costo veramente molto importante. Però lo sforzo, il Presidente lo ha detto fin dall'inizio, dobbiamo farlo, perché questi ragazzi lo meritano, tutti i sostenitori che pian piano lo scorso anno si sono avvicinati e hanno riportato un grandissimo entusiasmo alla Virtus. Basti vedere queste immagini dove il palazzetto dell'ultima partita era pienissimo, non ci si entrava nemmeno più, quindi era doveroso farlo, è uno sforzo importante. Anche gli sponsor chiaramente dovranno fare un saltino di qualità anche sotto questo aspetto qua, sicuramente poi nei prossimi giorni ci saranno delle novità anche sotto questo aspetto di cui parlavamo ora, però era assolutamente importante farlo, lo abbiamo fatto, siamo di fronte a un campionato difficile con dei costi superiori, però cerchiamo di farlo in economia più possibile, cercando di fare il meglio. Quindi abbiamo capito l'obiettivo, cercare la salvezza. Assolutamente sì, con le unghie e con i denti, come ha detto qualche ragazzo dopo la conferma. È chiaro, sarà difficilissima, perché una delle 16 retrocede direttamente, altre due retrocedono dai play-out, quindi tre retrocessioni, è chiaro, sarà un'impresa forse ancora più grande di quella di quest'anno, perché quest'anno probabilmente i mezzi, anche se inaspettata, ma comunque i mezzi per far bene c'erano, sì. Non fino a questo punto però c'erano, ma il prossimo anno veramente una salvezza sarebbe due promozioni. Certo, ci provò qualche anno fa il Costone, ricorderai, con la promozione dalla C alla B, lottò ma non riuscì a conquistare la permanenza in categoria, è indubbiamente un campionato molto difficile, Gabriele. Sì. Parliamo anche di chi, ti avevo interrotto, di chi non fa più parte, ahimè, della squadra gloriosa della passata stagione, le uscite. Allora, le uscite sono state, diciamo, quelle per richiesta dei giocatori, nel senso che quest'anno avrebbero probabilmente trovato poco spazio in un roster di Serie B e quindi era inutile tenerli legati, nonostante l'affetto e tutto quello che ci poteva essere, però ovviamente la decisione concorde con la società è stata quella di dare spazio anche alla loro volontà, che è quella di giocare, soprattutto perché si parla di ragazzi molto giovani, come Matteo Ricci, che è un classe 95, che ha fatto tutto il percorso prima al Costone, poi da noi alla Virtus, è approdato ad Asciano, un'esperienza importante in Serie C Silver, quindi un grande in bocca al lupo a Matteo, che sono certo farà benissimo, perché è un giocatore che negli ultimi 2-3 anni è cresciuto moltissimo, anche alle spalle di Simone Lenardon, che comunque è un grandissimo maestro, e quindi sono sicuro che il prossimo anno Matteo farà molto bene. Un'altra uscita è Lorenzo Monciatti, che è molto conteso tra tante società, diciamo
diciamo che la casa la dovrebbe aver trovata, non lo voglio annunciare perché ancora non è stato annunciato dalla società che lo dovrebbe tesserare, però rimane nel territorio. Rimane nel territorio, assolutamente sì, ecco, infatti lo vediamo nelle immagini, quindi anche lui andrà a fare un'esperienza in Serie C Silver, molto importante. E altre uscite sono quelle di Ceccatelli, che si è accasato in Serie D alla Sinalonga, una realtà che sta venendo fuori molto, molto bene, insieme a lui Radi, che è un ragazzo del 96 che era uscito. Ecco, cogliamo l'opportunità, facciamo in bocca al lupo anche a Simone Cini, che è stato appunto nominato il nuovo tecnico, il nuovo allenatore della Sinalonga. Lui ha praticamente girato tutte le squadre del panorama senese e adesso va a Sinalonga per cercare di fare un campionato importante. Sì, un gradito ritorno quello di Simone, perché dopo un anno di stop riprende il suo posto, che è sicuramente più che meritato, perché è un allenatore veramente di livello, con esperienze importanti alle spalle. Sono sicuro che alla Sinalonga, che ha un progetto serio e interessante in Serie D, saprà fare sicuramente molto bene. E sempre sulle uscite anche Vittorio Tognazzi, un 96 che non era del nostro settore giovanile, nato nella Menzana, comunque di proprietà della Menzana, e dovrebbe andare a Certaldo in Serie C Gold, quindi anche per lui un'esperienza importante. Quindi al momento siamo 8. Il roster deve essere ancora completato, quindi ci saranno probabilmente nei prossimi giorni anche qualche altro innesto. Passiamo alla Serie C Silver, perché è stato diramato anche il girone che coinvolgerà il Costone Siena ed il neopromosso Basket Asciano di coach Filippo Franceschini, confermato saldamente sulla panchina della società delle Crete, così come Pier Francesco Binella sarà ancora l'allenatore del Costone Siena. Il girone appunto con il Costone Siena e il Basket Asciano, Vela Basket Viareggio, Fides Montevarchi, Polisportiva Galli San Giovanni, Basket San Vincenzo, Juve Pontedera, Livorno Basket, Audax Carrara, Deni Quarrata, Cestistica Pescia, SB Arezzo, Alberto Galli Terranova, Libertas Labronica. Chiaramente non è il calendario della prima giornata, ma il campionato con il girone che andrà a delinearsi. Gabriele. Un campionato sicuramente di buon livello, perché lo scorso anno era un campionato unico, quest'anno si è suddiviso in due, ci sarà la Serie C Gold e la Serie C Silver, con due squadre senesi. Questa è veramente una buona notizia, perché se il Costone ha comunque mantenuto la propria categoria, lasciano anche l'ossatura di squadra. Anche l'ossatura in gran parte della squadra dello scorso anno. Lasciano è una sorpresa molto lieta, perché dopo la cavalcata dello scorso anno è riuscita ad ottenere questa promozione più che meritata, e quindi quest'anno vedremo due squadre in Serie C. È molto interessante ed anche molto bello poter vedere tutte le società senesi posizionate a vari livelli, no? Perché comunque c'è la Menzana, che rappresenta ovviamente il massimo in Serie A2, poi c'è la Virtus in Serie B, comunque Serie C rappresentata da Costone e Asciano, ma anche tutto il panorama delle altre società che prosegue anche nei campionati minori. Quindi sicuramente un girone interessante, con trasferte alcune anche abbastanza impegnative, come Carrara, come Livorno, due volte a Livorno tra l'altro, con una società come la Labronica, che tra l'altro sta facendo un ottimo mercato e sta venendo fuori in modo piuttosto prepotente. Quindi diciamo un campionato di livello, speriamo che il Costone e l'Asciano riescano a fare meglio possibile. Sicuramente sarà interessante anche vedere il derby tra queste due squadre, tra i nostri amici Pier Francesco Binella e Filippo Franceschini, una partita che è attesa, quindi vedremo il prossimo anno anche un derby senese in Serie C Silver. Sì, nell'ultimo due derby vinse Asciano in entrambe le opportunità, poi Asciano è stato per qualche anno in Serie D, ecco, ha chiamato al salto maggiore di categoria di qualità, perché il Costone in realtà ormai ben radicata in categoria, mentre Asciano prova un'esperienza del tutto nuova. Sì, Asciano un'esperienza nuova, anche se in passato ha comunque militato in Serie C2, quindi diciamo che l'Asciano sta costruendo in questi giorni il roster per affrontare la prossima stagione. Dalla Virtus ha preso Ricci, lo dicevamo prima, e anche Alessio Sabia, che è un 96, un lungo piuttosto interessante, che ha fatto benissimo l'anno scorso nella squadra elite di Maurizio Tozzi alla Virtus, che ha raggiunto le finali nazionali, quindi un giocatore di avvenire che potrà fare bene in Serie C. Ha preso Stanzione, se non sbaglio, in prestito dal Costone, e sta concludendo in questi giorni anche altri due acquisti, perché comunque deve allungare il roster. Ci sono giocatori di livello, perché Andrea Sprugnoli, Filippo Franceschini sono giocatori che in questa categoria e anche in quelle superiori ci hanno militato e ci stanno alla grande, quindi io credo che anche Lasciano possa fare veramente bene il prossimo anno.
Per chiudere, Gabriele, ti chiedo una panoramica anche su quello che è un fiore all'occhiello della società, tornando alla Virtus, il settore giovanile. Come sarete organizzati per la prossima stagione? Guarda, il settore giovanile veramente il prossimo anno avrà ancora più squadre rispetto a quello che ne aveva quest'anno, perché saranno 10 le squadre giovanili. È veramente un risultato eccezionale per noi, perché comunque ci sono tantissimi ragazzi, un movimento che è in continua espansione, quindi tante belle notizie, perché comunque poi ci sono anche delle collaborazioni, anche se ancora non ufficializzate, ma comunque con società della zona che poi verranno fuori nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quindi ci stiamo un po' allargando anche sul territorio. Credo che questo sia il segreto per i prossimi anni, perché comunque ovviamente le risorse per fare reclutamento, come veniva fatto in precedenza, negli anni passati, non ci sono più, ma non ci sono più non solo la Virtus ma in tante altre realtà, quindi è giusto guardarsi intorno, è giusto crescere i ragazzi della Virtus, i ragazzi di Siena e anche dei paesi limitrofi, quindi credo che anche il prossimo anno con le 10 squadre potremo raggiungere sicuramente dei buoni risultati, anche se l'obiettivo primario è quello di provare a costruire più giocatori possibili, perché sono quelli il nostro futuro, perché speriamo di metterne ancora più nella nostra prima squadra. Bene, siamo in conclusione con la nostra puntata di Estate Sport, tanto basket, tanta pallacanestro. Abbiamo parlato a lungo della Menzana ma anche della Virtus in chiusura di Costone e Dasciano. In precedenza avevamo fatto il punto della situazione sul calcio con la Roburzena. Io ringrazio i tecnici Marco Giudici e Franz Plantone in regia, la redazione, chiaramente anche Gabriele Voltorini che è stato al mio fianco per questa ultima parte. Per questa sera è tutto, io vi rimando con l'appuntamento a mercoledì prossimo sempre con Estate Sport. Da parte di Giulio Valenti, l'augurio di un buon proseguimento di serata, naturalmente sempre in compagnia di Radio Siena e Siena TV.